La LND in sede di Consiglio federale proporrà una delega in favore della stessa nei confronti dei comitati regionali, i quali, in caso di approvazione della richiesta, avranno piena autonomia nel decidere i destini dei campionati affiliati con il Dipartimento territoriale di riferimento, per intenderci dei campionati dall'eccellenza in giù. Autonomia e merito significa perciò che il comitato regionale presieduto da Tisci non avrebbe alcuna responsabilità qualora le domande di ripescaggio eventualmente inoltrate da Corato, Le Due Barletta e Vigor Trani venissero respinte. Favorire l'ammissione in D delle squadre citate esula infatti dalle competenze del CR pugliese. Quest'ultima però, dando per scontato le promozioni in eccellenza di Slae e Raca, le prime nei due gironi di promozione, potrebbe decidere di spalancare le porte della massima divisione regionale anche a Manfredonia e Matino, entrambe seconde in promozione, ed eventualmente alle società che in base ai parametri richiesti risultassero adempienti su tutti i fronti. Bitritto e Ostuni, a tal proposito, restano alla finestra. Possibile inoltre un allargamento degli organici. L'eccellenza, ad esempio, passerebbe da 16 a 18 o 20. Più complicata la pratica retrocessione. In molti invocano il blocco delle stesse, ma l'orientamento del CR di Tisci sarebbe quello di uniformarsi a quanto verrà deciso dalla LND. La questione, perciò, necessita ancora di maggiori approfondimenti.